Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Da come avrete letto dal titolo, oggi vi parliamo di spesa. Il tema spesa è uno dei temi, ormai lo sapete, che ci piace di più in assoluto. Facciamo 20.000 svuota alla spesa e ci mancava fare un video parlato proprio sulla spesa. E quindi oggi abbiamo deciso di parlarvi di come organizziamo la nostra spesa in viaggio, perché ovviamente lo sapete già, siamo partiti. Non siamo più in Italia e stiamo vivendo viaggiando e quindi la vita in viaggio è totalmente diversa da una vita stabile, una vita normale. Ti cambiano sempre le abitudini, ti cambiano sempre gli orari, cambi sempre paese, cambi sempre appartamento e di conseguenza cambia anche il tipo di spesa e l'organizzazione proprio della spesa. Quindi iniziamo subito questo bellissimo ed intenso video, però prima di tutto iscrivetevi al nostro canale qui sotto se ancora non siete iscritti e soprattutto se vi interessano questi tipi di video sulla spesa. Allora ragazzi, primo aspetto di cui volevamo assolutamente parlarvi è il budget. Noi in generale, anche quando vivevamo stabilmente a Roma, eravamo sempre attenti a tenere traccia delle nostre spese, dei conti vari. In viaggio questo aspetto è ancora più importante perché veramente ci vuole pochissimo per perdersi e spendere tantissimi soldi senza rendersene conto, e questo si traduce in un disastro totale. Innanzitutto, la prima nota dolente è che spesso non conoscerete la lingua o comunque non avrete la stessa dimestichezza di leggere le cose in italiano e quindi magari al supermercato non riuscite a capire bene quanto costano i vari prodotti, perché finché ci sono vicine due cose totalmente diverse, uno va un po' ad intuito, però se avete una colonna piena di ceci è molto difficile capire quale sia il prezzo corrispondente, quindi questa è una cosa che in generale fa spendere di più. Un'altra cosa, ad esempio, è che magari pensi che la verdura sia al chilo e invece al pezzo, ma non lo capisci perché è scritto in lituano e quindi non ci arrivi. E quindi, secondo noi, è molto importante tenere traccia e in generale stare larghi, perché sai che spendi sempre un pochino di più. Un'altra cosa difficile quando siete in viaggio, che non vi permetterà di risparmiare soprattutto all'inizio, è che uno non conosce bene i prodotti locali del posto. In Italia lo sappiamo bene cosa costa poco, no? I legumi, la passata di pomodoro. Quindi, insomma, uno ha subito l'occhio sui prodotti che convengono. Invece, se andate all'estero, non conoscendo la tradizione, la cultura di quel determinato paese, uno non sa cosa conviene di più in quel posto. Noi, appena siamo arrivati in Polonia, prima spesa abbiamo sprecato i soldi in modo proprio assoluto, perché siamo partite con i paraocchi e siamo andate su tutti i prodotti che prendevamo in una nostra spesa normale in Italia. Ma se non sei più in Italia, non puoi avere questo tipo di logica. Un'altra cosa molto importante che riguarda il budget non è solamente tenere conto delle spese, ma una cosa che noi consigliamo è tenere traccia di tutte le spese, anche quando si parla di pochi euro e pochi centesimi, perché magari per pigrizia uno dice: vabbè, ma oggi abbiamo speso 80 centesimi, ma cosa lo scrivo a fare? Un euro, un Aia. euro, un euro, un euro, un euro. Alla fine del mese arrivate a 100 euro e non sapete di averli spesi. Quindi consigliamo sempre di scrivere tutto, anche pochi centesimi, e soprattutto in viaggio, perché uno si perde molto più facilmente. Se dovete fare un viaggio a lungo termine, quindi magari un viaggio di molti mesi o di un anno, all'inizio del mese organizzare sempre la spesa in anticipo, nel senso di pensare all'inizio del mese a che tipo di spesa si vuole fare, ad esempio una spesa settimanale o una spesa mensile, poi piccole spese dopo, però pensarlo prima, perché altrimenti uno arriva a metà mese che magari ha fatto 5 spese, per dire, e ha finito il budget subito. Una cosa
super importante da tenere sempre a mente quando si viaggia a lungo termine è tenere bene fisso nella testolina che non si sta facendo una vacanza ma si sta vivendo in modo normale. È una cosa un po' difficile, soprattutto all'inizio, perché dici sei in un altro paese con altre abitudini, un'altra lingua, e quindi ti viene subito automatico pensare di essere in una bellissima vacanza, tutto molto rilassato, ma invece non è assolutamente così, perché ovviamente se si pensa di essere in vacanza i soldi finiscono in un batter d'occhio, ecco. Ovviamente, e quindi per questo motivo abbiamo dei piccoli consigli da darvi che abbiamo imparato con la nostra piccola esperienza. Prima di tutto non bisogna fare mai l'errore di comprare i prodotti pronti, perché soprattutto all'estero vanno tantissimo in tutti i supermercati in giro i prodotti pronti, che però ovviamente sono quelli che costano di più e quindi vi faranno spennare tutto il portafoglio in una settimana, che sono ovviamente anche la soluzione più semplice, perché non sei a casa tua, magari hai una cucina piccola, hai pochissimi attrezzi per cucinare e quindi il prodotto pronto è la soluzione migliore, la soluzione più facile e anche soprattutto la soluzione più sfiziosa, che ovviamente sì, è la cosa che ti attira di più al supermercato. Bisogna trovare sempre delle soluzioni per cucinare o per inventarsi un qualcosa per cucinare a casa a basso prezzo, come se foste proprio a casa vostra nella vostra vita normale. Infatti anche il secondo consiglio è proprio collegato a questo, ovvero aprire la mente e avere tanta fantasia in cucina. Adesso vi raccontiamo un po' di nostre disavventure in questi periodi di viaggio. Siamo arrivate a Varsavia e abbiamo detto: cavolo, come facciamo? Non abbiamo lo scolapasta. Come facciamo senza lo scolapasta a togliere tutta l'acqua dalla pentola? Ci è preso un colpo, abbiamo detto: Madonna, non possiamo mangiare la pasta per tutto il mese. Dobbiamo comprare uno scolapasta, ecco, così uno spende tutti i soldi subito. Abbiamo preso il nostro pentolone di pasta, siamo andate al lavandino, abbiamo cercato di togliere tutta l'acqua senza far cadere la pasta, quindi aiutandoci con un mestolo. Sì. E adesso facciamo sempre così, tipo adesso in questo appartamento ce l'abbiamo lo scolapasta ma non l'abbiamo mai utilizzato, perché alla fine è un oggetto in più che non serve. O per esempio il primo mese a Cracovia, poi il primo mese vabbè eravamo stralunate, non capivamo niente, normale, però non abbiamo per niente sfruttato la cosa che avevamo un appartamento tutto nostro, non abbiamo mai cucinato niente, è stato il mese in cui abbiamo speso di più per la spesa e non mangiavamo niente, cioè mi ricordo proprio che facevamo la fame, perché sicuramente abbiamo comprato mille cose sbagliate, costose, soprattutto se avete un appartamento tutto vostro, le idee in cucina non finiscono più, perché basta comprare un po' di farina, proprio le prime cose necessarie, puoi veramente cucinare di tutto e di più e quindi risparmiare tantissimo. Infatti lo stiamo vedendo proprio questo mese in Lituania. Vero. Che è un paese molto più costoso rispetto alla Polonia, ma stiamo spendendo meno che in Polonia. Stiamo imparando, sì. Adesso che stanno passando i mesi stiamo imparando bene come fare la spesa, mm-hmm, non essendo nel proprio paese. Sì, sì. Penso che questa esperienza veramente ci sarà utilissima per quando viaggeremo anche in altri posti, mm-hmm, perché ormai abbiamo imparato, vedo che abbiamo imparato, sì, no? Sì, sì. Ed è anche normale, insomma, però assolutamente vi consigliamo di non partire: ok, non c'è lo scolapasta, non cucino la pasta, perché se no è la fine. Sì. Ultimo consiglio, forse il più banale, ma su quello che tutti cadono, diciamo così, è non fossilizzarsi sulla propria cucina, quindi sulla cucina italiana in questo caso. Come vi abbiamo detto, la prima settimana a Cracovia abbiamo speso un patrimonio perché andavamo in cerca dei prodotti che compravamo in Italia e che quindi sono quelli che qui costano di più, ovviamente non essendo in Italia. Ad esempio, una cosa banalissima:
Noi per colazione in 20 anni di vita abbiamo sempre mangiato i biscotti, cioè una cosa normalissima che in Sì. Italia vai sui biscotti anche per spendere meno di altre cose. Invece qua i biscotti da colazione non esistono, non ci sono. Vai nel reparto biscotti e trovi solo le piccole confezioni di biscotti sfiziosi, non il pacco da 1 chilo. Sì. Per fare colazione conveniente e quindi abbiamo subito cambiato il tipo di colazione. Infatti, facciamo spesso il pane in cassetta con la marmellata o con la Nutella. È totalmente un altro tipo di colazione che però qua conviene molto di più. Con questa cosa andrete a scoprire anche piatti nuovi, anche cose nuove. Per esempio, noi a volte mischiamo, tipo l'altra volta abbiamo cucinato i ravioli russi con i pomodorini, che è una cosa italiana. Però ci sta. Bisogna aprire molto gli Eh sì, orizzonti. soprattutto se si viaggia in paesi molto diversi dal nostro, perché se vai in Spagna più o meno quello è. Se Sì. invece vai in Lituania o ancora di più se uno va in Thailandia, non ne parliamo. Noi in generale abbiamo mantenuto la buona abitudine di fare la lista della spesa e il menu settimanale, proprio come quando abitavamo a Roma. In generale, nella nostra lista della spesa non possono mai mancare alcuni prodotti, ovvero quelli indispensabili, quelli necessari per la sopravvivenza, diciamo così, le uova, il pane, la pasta, le verdure, solite cose, no? Che ovviamente sono indispensabili. Invece, ogni volta che cambiamo paese, aggiungiamo nella nostra lista della spesa tutti quei prodotti che notiamo convengono di più in quel paese. Infatti, è brutto da dire perché non è una cosa super salutare, però da quando siamo qui in Polonia e in Lituania mettiamo sempre i wurstel e non li mangiavamo tutte le volte che andavamo a fare la spesa in Italia, però qui davvero è un prodotto che conviene tantissimo e che in generale ha una qualità un po' più alta in confronto dei wurstel in Italia. Per farvi un altro esempio, da quando siamo qui in Lituania compriamo sempre i fiocchi di latte, che sembra una cosa super insignificante per un italiano perché in Italia fanno pure schifo, eh. Cioè, sono in sapore, dici, Sì. ma perché compri fiocchi di latte? Invece qui in Lituania è il prodotto tipico. Sono meno che si sfaldano, è più formaggio proprio, Formaggio alla no? fine. E costano pochissimo, quindi è una cosa che non manca mai nella spesa lituana. Un'altra cosa è che facciamo sempre la spesa in base allo spazio che abbiamo sia nel frigo che nella dispensa. Questo riguarda sia che ci troviamo in un appartamento o a maggior ragione in una stanza e quindi dobbiamo condividere la cucina. Spesso capita che magari il frigo è minuscolo oppure non abbiamo proprio il freezer, quindi bisogna saperlo prima di fare la spesa. Oppure le volte in cui abbiamo avuto le stanze, spesso avevamo pochissimo spazio per la dispensa e quindi non puoi fare una spesa enorme e poi non sai dove mettere la roba, quindi quello è un altro aspetto da considerare assolutamente. Come vi abbiamo detto prima, secondo noi è importantissimo all'inizio del mese decidere se fare una spesa settimana o una spesa grande e poi comprare solo quello che manca. Quando facciamo una spesa settimana ci organizziamo in un certo modo, ovvero cerchiamo sempre di non farci mancare niente di ogni cosa. Quindi dobbiamo avere qualcosa per la colazione, dobbiamo avere la pasta sufficiente per l'arco della settimana, i secondi giusti per la settimana e quindi facciamo quel tipo di logica. Ovviamente è totalmente diverso quando facciamo lo spesone. Punti a comprare cose che non vanno a male, perché se compri tutte cose fresche e ti deve durare tutto il mese, dopo una settimana butti tutto e quindi magari compri più scatole, più pasta, più cose che si mantengono, no? Un'altra cosa è che ovviamente puntiamo sui formati famiglia quando facciamo la spesa grande, perché non ha senso comprare pacchi piccoli se poi non esci più a fare la spesa. Come vi abbiamo detto, non abbiamo perso la buona abitudine anche di fare il menu settimanale. Ancora più che in Italia, all'estero è importantissimo, secondo noi, organizzarsi con il menu perché il menu ti fa proprio capire se stai mangiando bene o stai mangiando male. Infatti, noi cerchiamo sempre di metterci i carboidrati a pranzo e un secondo e un contorno la sera, di metterci tipo un dolce a pranzo e la frutta
tutta la sera, ad esempio, e quindi così ci rendiamo conto se stiamo mangiando tutte cose sfasate oppure se stiamo seguendo una minima logica, diciamo così. Infatti è importantissimo farlo all'estero perché ancora di più che in Italia sei sempre tentato a mangiare schifezze, sei sempre tentato a mangiare fuori perché un minimo ti senti un po' in vacanza, un po' in un altro paese e quindi secondo noi è fondamentale farlo. Adesso vi diciamo due parole sui supermercati. Sembrerà una cosa banale anche questa, ma è ovvio che i supermercati sono totalmente diversi in ogni paese. Infatti, tanto per fare un esempio, se pensiamo al Conad, il Conad mi sa che esiste solo in Italia. Ci sono però alcuni marchi di supermercati più grandi che invece esistono in quasi tutta Europa, come ad esempio Shein, come ad esempio il Carrefour, il Lidl. E poi invece in ogni paese in cui andrete troverete i supermercati locali. Secondo noi, o secondo almeno la nostra piccola esperienza, un consiglio che vi vogliamo dare se viaggiate all'estero è che forse all'inizio sarebbe meglio fare le spese nei supermercati che appunto ci sono anche in Italia. Ad esempio, noi in Italia amavamo il Lidl e abbiamo subito cercato sia in Polonia che in Lituania se c'era il Lidl pure qui e abbiamo scoperto che c'era, e allora siamo andate dirette al Lidl perché diciamo che ci sentiamo più a casa. Anche se i prodotti ovviamente sono diversi, però alcuni rimangono uguali Sì. all'Italia e quindi sai già più o meno quanto costano, sai già quali comprare, mentre quelli che cambiano li senti più vicini a te, diciamo Sì. così. Anche il supermercato è fatto più o meno sempre nello stesso modo, i prodotti vengono disposti nello stesso modo, anche il cartellino con il prezzo è Sì. scritto nello stesso modo e quindi magari riesci anche a capire più a quale prodotto si riferisce. Sì. Nei supermercati internazionali, quindi Lidl, il Carrefour o Shein, ovviamente convengono di più i prodotti generali internazionali e non proprio quelli tipici del posto. Sì. I prodotti tipici del posto convengono sempre di più nei appunto supermercati locali. In ogni caso, un altro piccolo consiglio che vi vogliamo dare e che noi ci siamo abituate benissimo a fare sempre così ogni volta che cambiamo paese è che il primo giorno in cui arriviamo facciamo una perlustrazione di tutti i supermercati che ci sono nella zona e così iniziamo già a capire quali sono più o meno i prodotti che vanno, i prodotti che invece non si potranno comprare perché costano troppo, senza però fare la spesa in quel momento, così almeno uno poi arriva a casa e si fa la lista in base a quello che hai visto, a quello che vuoi comprare e il giorno dopo ti fai la tua spesa nel supermercato che hai scelto. Un altro consiglio che ci viene in mente sui supermercati è di riguardare sempre lo scontrino, perché abbiamo notato che spesso ci isolano. Non so perché, se siamo capitate male noi. A parte il fatto che può capitare che magari sbagliano alla cassa, può capitare anche ovviamente che sbagliamo noi a Ah, capire. sì. Infatti, l'aneddoto delle zucchine nel supermercato Iki è che appunto c'erano queste zucchine in vendita e noi eravamo convinte fosse il prezzo al chilo, invece era il prezzo al pezzo, quindi abbiamo pagato 3 zucchine più di 3 euro, una cosa folle, quindi quelle zucchine saranno costate 7 euro al chilo, cioè. E un'altra cosa a cui fare molta attenzione sono le promozioni. Prima di tutto, controllare se quella promozione è con la carta del supermercato oppure no, perché uno magari non ci pensa, non ci fa caso, e se voi non avete la carta del supermercato, poi non avrete l'offerta, quindi occhio. E un'altra cosa, fare attenzione che le promozioni non siano scadute, perché noi abbiamo notato che è capitato tante volte che abbiamo letto una promozione e poi effettivamente scadeva il giorno prima. E un'ultima cosa che volevamo dire è che non me la ricordo più. Cavolo, come ho fatto a Ah dimenticarmi beh, degli scaduti? cioè la cosa più bella che c'è in questi paesi. Ragazzi, il reparto scaduti, non scaduti, in scadenza. Almeno secondo la nostra esperienza, sia in Polonia che in Lituania, abbiamo notato che i reparti dei prodotti in scadenza qui sono convenienti al massimo, non è che c'è uno sconticino, cioè.
Uno scontone Ci proprio di vanno quelli. proprio pesanti, veramente trovate anche il 70% di sconto, è veramente top. Quindi l'ultimo consiglio di questo video è andare sempre nei reparti scaduti. Speriamo che questo video vi sia interessato e vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti e lasciate un bel pollice in su per questo video per sostenerci. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima avventura! Ciao! Ciao!